Alle 10.17 la bara di Paolo Rossi è entrata nel Duomo di Vicenza, trasportata a spalle da alcuni tra i campioni del mondo di Spagna dell'82. La cerimonia solenne è stata preceduta da testimonianze e tributi alla memoria di Pablito, dopo che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha deposto una maglia azzurra della nazionale, ovviamente con l'indelebile numero 20 di Pablito stampato sul dorso. Sotto l'altare la moglie Federica Cappelletti e le figlie Sofia Elena e Maria Vittoria, che hanno deposto una rosa sul feretro nel corso della cerimonia insieme alla mamma, e il figlio maggiore Alessandro, avuto dal primo matrimonio con la vicentina Simonetta Rizzato. Al termine del rito risuonano le campane di Vicenza, le urla Pablito, Pablito, e gli applausi prolungati della gente comune hanno sancito davvero il triplice fischio di un'immensa storia di sport e di vita chiamata Paolo Rossi, tutta d'un fiato, e in questi giorni di sospiri profondi. Solo in 250 hanno potuto varcare la soglia del Duomo sabato mattina in ragione dell'emergenza sanitaria, mentre tanti cittadini e tifosi vicentini, nonostante l'appello del sindaco di ieri, si sono assiepati all'esterno dell'area transennata tra i colori biancorossi di maglie e scarpe e qualche coro della curva sud. Un grande striscione ha accolto il carro funebre, lo stesso che ha scortato il bomber biancorosso, morto a 64 anni per le conseguenze di un male incurabile, nel cuore della città ieri sera, quando un campanello di tifosi fuori dallo stadio Menti ha riservato il proprio omaggio da brividi con fumogeni e inni. La società farà qualcosa insieme al comune per onorarlo al meglio, ha detto Stefano Rosso, presidente dell'Anerossi Vicenza di oggi. È una promessa. Paolo Rossi stesso aveva scelto la sua Vicenza da cittadino onorario della città e ambasciatore della squadra biancorossa per assistere dal cielo ai volti commossi, agli occhi bagnati di lacrime e ascoltare le voci e le preghiere che lo hanno ricordato oggi come persona umile, mite ed equilibrata, cultore dell'arte, amante della natura e in particolare della sua tenuta in Toscana, oltre che del calcio, dei calciatori, dei tifosi e dei sogni, come il suo il prezioso desiderio di un bambino mingherlino di Prato che dai campi di parrocchia ha costruito con i gol e la tenacia la sua parte d'impresa, conquistando metaforicamente il mondo e unendo gli italiani tutti come solo lo sport e mai la politica sa fare. Il primo saluto e ricordo è stato portato da un ragazzo, figlio di un compagno di squadra di Rossi ai tempi del Vicenza, a nome della comunità giovanile San Michele di Firenze. Poi uno dei momenti più toccanti, con l'incipit della poesia La morte non è niente, recitata dal giornalista Fabio Guadagnini, ex collega del secondo Paolo Rossi, commentatore e opinionista Sky, ma soprattutto tra i suoi amici più intimi. Ti dobbiamo ringraziare, ha detto fissando a lungo la bara, per quello che ci hai dato e per quello che tutti voi ci avete dato in quel 1982. Ci avete fatto capire che c'è sempre la possibilità di poter dare sempre una risposta e di portare l'armonia nelle nostre vite. Ho provato ad immaginarti qui al mio posto, ti saresti scusato del tempo che ti stiamo dedicando, ma ci avresti ringraziato, sorpreso e insieme orgoglioso di questo mare di stima, di messaggi e di attestati che hanno circondato te e la tua famiglia. Avresti ribadito che se credi in un sogno lo devi seguire, ha proseguito il giornalista, mettere su tutto lo stesso e farlo diventare realtà, e che infine senza famiglia non si è nessuno, che bisogna sempre fare squadra senza mai mollare. Tu, come sui campi di calcio, non hai mollato fino all'ultimo anche contro l'avversario più duro e impalcabile. Dopo di lui, socio e amico di lungo corso, Luigi Pellaggi, non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico, di quelli che trovi sul tuo cammino rimangono per sempre. E Antonio Cabrini, portavoce di quel gruppo di formidabili che seppe emergere dal fango conquistandosi la gloria sportiva eterna. Sono di quelli come te che rendono bello il sentimento dell'amicizia. Questo un passaggio del suo ricorso. Sappi che non ti lascio andare e sarai sempre dentro di me. Ti prego, rimani vicino a tutti noi.